Ciao, sono Zane di Turnblog.it. Oggi ho in prova questo JBL Sound Boost. È uno speaker veicolato sotto forma di Moto Mod da applicare sulla schiena di Motorola Moto Z. Una volta agganciato, questo speaker consente di migliorare la resa sonora dell'apparecchio sia quando lo si utilizza come viva voce durante le conversazioni o telefoniche o tramite Skype, oppure migliorare la resa sonora se stiamo ascoltando musica all'aperto oppure in una piccola stanza. Vediamo come funziona. Trattandosi di un Moto Mod, l'applicazione del JBL Sound Boost sul telefono avviene rimuovendo la cover posteriore per poi allineare il magnete. Ecco qua. Una volta collegato, lo speaker è immediatamente operativo. La rimozione di nuovo non è mai particolarmente agevole perché bisogna vincere la forza del magnete. Fortunatamente l'operazione rimane comunque abbastanza comoda inserendo, come avete visto, il dito nell'incavo preposto. Una volta collegato non c'è niente da fare e lo speaker è immediatamente operativo per quanto riguarda la riproduzione dell'audio tramite il telefono. Dimostrare in un video come questo la resa sonora del JBL Sound Boost non è facile perché per forza di cose avremo la telecamera che registra l'audio in uscita dalla cassa. In linea di massima possiamo simulare la prova in questo modo. Vi farò sentire innanzitutto come si sente una canzone riproducendola tramite un collegamento fisico, quindi come sarebbe la riproduzione perfetta utilizzando un impianto hi-fi domestico. La musica si sente in questo modo. Come avete sentito, se avete un paio di cuffie, ci sono bassi abbastanza profondi, il suono è molto avvolgente. Per la nostra prova possiamo fare una cosa di questo tipo, vi farò sentire come suona il telefono riproducendo direttamente tramite lo speaker integrato. Ok? Ho avviato una canzone, alziamo il volume. Ok. Soltanto il fatto che lo speaker è immediatamente attivo, lo vado a collegare mentre la musica sta ancora suonando per sentire la differenza. Ecco, come avete sentito, la resa sonora, quindi l'intensità, migliora parecchio. Il JBL Sound Boost ha un output di 6 watt, quindi sicuramente c'è un incremento di volume importante. Il suono migliora la qualità perché comunque i bassi sono un pochino più avvolgenti. In realtà mi sarei aspettato qualcosina in più, si capisce che c'è un miglioramento abbastanza modesto, lo speaker rimane abbastanza piatto, il suono è poco avvolgente, la differenza rispetto a un collegamento fisico oppure anche solo rispetto a uno speaker Bluetooth è veramente notevole. Tra l'altro rimane il problema importante che questo speaker costa una novantina di euro, quindi non è esattamente a buon mercato, e il fatto che in questo momento, essendo un Moto Mod, lo possiamo utilizzare solo in abbinata allo specifico smartphone Motorola Moto Z. In futuro la piattaforma dovrebbe rimanere compatibile, però questo significa anche che per poter riutilizzare lo speaker con i telefoni che andremo ad acquistare in futuro saremo costretti ad acquistare sempre telefoni Motorola. Oltretutto c'è l'aggravante che in questo momento dovrebbe essere retrocompatibile la piattaforma con gli accessori già in circolazione, ma non vi è alcuna garanzia che questo realmente avvenga. Quindi rischiamo di aver speso 90 euro oggi per uno speaker che offre una resa sonora buona ma non eccelsa e sicuramente peggiorativa rispetto a un impianto hi-fi oppure a uno speaker Bluetooth separato, per poi ritrovarci in futuro forse con qualcosa che sarà incompatibile con il prossimo smartphone che acquisteremo. Se 90 euro non vi pesano e vi va di spenderli, può essere un buon acquisto, altrimenti potrebbe essere il caso di guardare altrove. Per Turbolab.it io sono Zane, questa era la prova di JBL Sound Boost Moto Mod.